Tutti i governi italiani dicono sempre: noi abbiamo fatto tantissimo per combattere la mafia. Ma il governo Berlusconi, lei gliel'avrebbe dato un premio speciale nella lotta antimafia? Beh, devo dire che onestamente abbiamo avuto una legislazione che ci ha aiutato nel sequestro e nella confisca dei beni. Nel momento in cui io dissi al ministro Alfano, al ministro della giustizia, che Falcone, nel creare la direzione distrettuale antimafia, la procura nazionale antimafia che io dirigo, aveva omesso di inserire la legge Rognoni-La Torre, che sequestra i beni ai mafiosi, tra le competenze delle direzioni distrettuali antimafia. Allora, no, non è tanto complicato. Adesso le indagini che fanno gli specialisti dell'antimafia vengono utilizzate anche per sequestrare e confiscare i beni. Questo che cosa è successo? Che ha fatto salire moltissimo i beni sequestrati, sono arrivati in 3 anni e mezzo a qualcosa come 40 miliardi quindi di euro. Premio speciale ad Alfano Berlusconi per la lotta alla mafia. Premio speciale, certo. Può sembrare una battuta, ma non è così. No, è così. Grazie, 2 punti, premio speciale ad Alfano e Berlusconi per la lotta alla mafia. Su questo lato. Sì. Su altri che diciamo? Sulle altre cose le avevamo chieste per poter avere ulteriori strumenti come l'autoriciclaggio. Le norme sulla corruzione, un aggravamento dei reati fiscali. Il premio Berlusconi glielo dà per la lotta alla mafia? Per questo aspetto senz'altro, per il resto ancora aspettiamo. Ma Ingroia che va a parlare dal palco di un partito, lei ci sarebbe mai andato? No. Ha sbagliato? Ha sbagliato. Certo. E lei che consiglio gli dà? Entrare in politica o no? O tieniti lontano dalla politica? No, se uno vuole fare politica è giusto che faccia politica nei luoghi e nei modi giusti. Ma ha perso un po' di ma fare politica utilizzando la propria funzione mi pare una deviazione da quella che è la funzione istituzionale. Ho capito, ma gli consiglio di fare politica oppure no? Sì, oppure sì, interessa alla larga? No, è tagliatissimo. È tagliatissimo. È più importante fare politica che non il magistrato, forse. No, questo non sa fare l'uno e l'altro. Senta, però deve scegliere. Mi dica la verità, lei si sarebbe disperato per la morte di Provenzano? Sì. Una lacrima l'avrebbe versata. Guardi, io forse una lacrima no, però non dobbiamo perdere il contatto con l'umanità. Io devo dire che nella mia carriera ho incontrato parecchi mafiosi e ho interrogandoli in carcere e devo dire che non bisogna mai perdere di vista l'uomo che c'è comunque dietro qualsiasi criminale, qualsiasi delinquente. Cioè anche Provenzano ha una sua umanità da rispettare? Sì. No, io certo, come uomo certamente sì, come criminale no, è responsabile, è ritenuto tale per tutti i crimini che ha fatto. Ma deve rimanere al 41 bis? Sì. Ancora sì, certo. Ma che uomo è Provenzano? Cioè, un uomo che va dalla seconda elementare, ma lei mi diceva prima fuori onda che è un uomo di straordinaria intelligenza. Straordinaria intelligenza, criminale, sì. Certamente, ma io ho incontrato tanti uomini che hanno scelto una strada e forse se fossero andati in un'altra strada della legittimità, della liceità, sarebbero sicuramente emersi. Cioè avrebbe costruito grandi cose. Certamente, un manager che riusciva a gestire tutti gli appalti della Sicilia e a mettere tutti d'accordo, a creare una strategia nuova per Cosa Nostra, quella della sommersione, dell'invisibilità. E lei pensi che oggi abbiamo difficoltà a far condannare le persone perché col carcere a vita, che è quello che poi definitivamente mette un mafioso in carcere, proprio perché lui in tutto il suo periodo di gestione non faceva più commettere omicidi eclatanti, per cui puoi condannare solamente per l'associazione per delinquere, fanno un po' di anni in carcere e poi escono. Senta una cosa, ma quindi siamo in difficoltà sotto questo profilo, sembra, ma è una sembra strategia, assurdo, ma è così. Ma è così.